Bene ragazzuoli, eccoci qua. Oggi cosa facciamo? Siamo qui con il mezzo, con la belva. Non sapete, non immaginate che voglia che ho di usarla. Ho montato la gomma, poi non l'ho più usata. Sarà un mese. Un po' per il tempo, un po' per il freddo. Oggi è una delle prime giornate dove si è scaldato un po'. Siamo verso fine gennaio e restate sintonizzati perché adesso ricominciamo con la stagione e poi arriverà il nuovo mezzo. Visto che tanti avete già cominciato a votare, mi fa piacere. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti questi contenuti che vanno dall'off-road, dalle endurate e sound dei motori due tempi, il 300 due tempi Beta RR 2024. Il mezzo che arriverà per andare su strada, perché tutti gli anni, non tutti gli anni, ma il 690 ha durato 2 stagioni, però ci sono sempre, è sempre un fermento questo canale, dai. Allora, non perdiamoci in chiacchiere. Ci sono i link sotto, come al solito, solita solfa, aiuterete il canale, abbonamenti, cliccate la campanella, cliccate iscrizione, condividete, fate tutto quello che volete per dare una mano a questo canale, perché deve crescere questo canale. Basta, chiudiamo la parentesi, se no non la smetto più. Bene, allora, vi avevo promesso che portavo un video sulla controllo e manutenzione del Beta 2024. Può andare bene anche per i modelli un po' più recenti certe cose. Quando vi parlo di ore, di cose, vi parlo di questo motore al 2024, perché allora cambia qualcosina dagli altri, cambia l'alesaggio per corsa che non è più il classico 300, come fanno tutti, tutte le case, 72x72 di alesaggio per corsa, ma è 73x69. Pistone un po' più grande, corsa un po' più corta, dà un attimino un po' più di sprint. Già lui aveva già il basso. Adesso abbiamo più un attimino anche di risposta e di coppia. Dai, allora, gran mezzo comunque, gran mezzo. Non vedo l'ora di riandare con sulle gomme nuove. Prossimi video che usciranno, test gomme, perché ci sono sulle Michelin. Queste le abbiamo già testate, con i tubeless davanti e dietro, e Michelin Medium anteriore e Michelin Medium posteriore. Bene, partiamo con una piccola premessa. Allora, questi sono i controlli e le regolazioni dettate dalla casa, perché questo è il manuale della casa. Potete scaricarlo nel sito Beta, guardate che c'è scritto tutto, le coppie di serraggio. Ovviamente non è il manuale officina del motore, però ci sono tutte quelle operazioni che potete fare anche a casa senza problemi, tutte le coppie di serraggio, tutte le manutenzioni, tutti i controlli da fare, le ore che ci sono da fare. Una cosa molto bella, c'è una tabella, questa cosa non la dà nessuno, la tabella con tutti i modelli di motore, tutte le altitudini e tutte le situazioni in base all'altitudine e temperature, altitudini e temperature di getti e spillo e getto massimo, getto minimo, e spillo e regolazione aria, ragazzi. Cioè, loro qui, l'esperienza che c'è è che vi danno una tabella dove voi, in base all'altitudine che siete, una via di mezzo dove andate, alle temperature che avete, vi gestite la carburazione se siete capaci a fare e cambiare le cose senza problemi, senza diventare matti. Ovviamente con una moto a posto, un motore a posto, con un lamellare a posto, con un carburatore nuovo a posto. La Beta ha sempre avuto questa cosa. Perché molti vedo che mi chiedono, farei un video sulla carburazione. Farò un video sulla carburazione in linea di massima per spiegare più o meno come fare, ma non è semplice in un video far capire come sentire ad orecchio un motore, capite? Perché è l'orecchio che capisce e dopo senti anche un po' i giri, ok? Però senti anche l'orecchio e senti l'andare su di giri, senti come mantiene il minimo. Ci sono delle regole fisse da seguire più o meno, quelle due o tre cose che per gestirsi un attimino, però uno deve saper sentire il motore e non tutti sono in grado. Non perché, ma non, è una cosa un po', come si dice, i veri preparatori anche di carburatori e tutto, di carburazioni, erano delle persone veramente in gamba, perché oltre ad avere il senso del sentire il motore, anche l'orecchio, perché è quello che ti fa capire il due tempi, quando va bene o no. E poi dopo c'è la finezza nelle cose un po' più il banco, quelle cose lì sulle moto da strada, però qua parliamo di una moto fuoristrada, perfezione, siamo in scenari e tracciati diversi. Comunque, lo farò un video così più avanti, magari vediamo. Niente, passiamo ai controlli e manutenzione, Beta RR 2024. Allora, controllare il gioco sterzo, dicono, periodicamente. Cosa fate? Gioco le forcelle, gioco sterzo, girate tutto il manubrio, vedete frenando quello davanti, se tum, 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 il canotto di sterzo, i cuscinetti sono molli, fa il gioco, lo sentite? Gioco delle forcelle, se c'è gioco bisogna procedere alla regolazione, smolla la vite, si tira la vite del canotto di sterzo, si chiude un po' e si ripristina il gioco.
ci sono tutte le coppie di serraggio, forcelle, controllare il serraggio delle viti. Queste operazioni sarebbero da fare dopo che la moto è nuova, le prime 10, 15 ore, 20 ore, perché sapete, la moto nuova magari, insomma, leveraggio, sospensione, i leveraggi bisognerebbe dargli una controllata anche quelli, perché a volte non sono ingrassati e sono un po' secchi, vi rovinano, ci sono dentro dei cuscinetti a rulli, cioè hanno dentro dei rulli, non hanno le sfere ma hanno rulli che supportano di più il carico. Se non c'è grasso, lavate la moto così, entra, filtra appena piano piano un po' di umidità, un po' di acqua, vi si rovinano, vi si grippano. Poi c'è la questione catena, farò un video dove parleremo un attimino della tensione, loro dicono 30 mm da sotto. Moto in posizione verticale appoggiata a terra, non sul cavalletto, 3 mm a metà catena sotto, a metà catena deve avere un'escursione di 30 mm. Sono 3 cm. Se il gioco supera, effettuare il tensionamento. Poi in parleremo, perché qualcuno dice è meglio più molle, perché dopo che... Vabbè. Il manuale, ragazzi, non è stato fatto da gente, è stato fatto dalle persone che hanno... gli ingegneri che hanno costruito la moto. Dopo c'è sempre chi vuole metterci dal suo. L'usura catena, nel video che faremo più avanti, adesso non so, perché adesso dopo partirà la stagione, ho tanti video da fare, quello che riesco a fare. Faremo tensionamento catena e verifica usura catena, così le mettiamo assieme. Anche qui ci sono i vari procedimenti, bisogna una procedura che c'è da controllare i passi della catena in varie zone per vedere se sanno la distanza che loro ti dicono. Se questa distanza è più lunga e superata, vuol dire che la catena è stirata in certi punti, va sostituito. Non è il caso di questa perché è nuova, però facciamoglielo controllo dopo 30-40 ore, non è male, perché magari qualcuno la stressa di più, qualcuno la stressa di meno. Fanali, batteria, questa è una batteria al litio. Batteria al litio non ha necessità di particolari manutenzioni come le altre da tenere in carica, mantiene di più la carica nel tempo, però sarebbe meglio non lasciarla caricata tanto al 100%, perché il pericolo della batteria al litio è quando è lasciata al 100%, sarebbe meglio tenerla un po' scarica, tanto non ha una bassa scarica, si dice, cioè nel tempo, anche se non viene utilizzata, non si scarica come le altre al piombo con l'acido, e sarebbe meglio, dice, un po' scarica, magari appena appena, un po' che non la carico, stacco i poli e la lascio lì un mese o due, poi gli metto il manutentore prima di partire con la stagione. Prolungata attività, rimuovere la batteria, caricare le batterie, stoccaggio 20 gradi, ioni di litio. Io qua nel garage ne avrò 10, 8, però vabbè, ognuno fa quello che può. Test batteria sotto i 9 volt, assolutamente. Queste celle del litio, quando vanno sotto una certa temperatura, sono andate, non ricaricatele. E ci vuole il caricabatterie, che c'è il link in descrizione, idoneo alle batterie al litio. Il caricabatterie, che c'è il link in descrizione, è un'azienda italiana che fa tutti questi prodotti, veramente di elettronica, top. Non ha un costo eccessivo, carica sia acido che litio e fa anche il processo di controllo e di gestione celle, sia di acido di litio, per vedere se sono usurate, se ci sono problemi, insomma testa proprio la batteria prima di caricarla, è veramente buono, andate a dare un occhio nel link in descrizione. Vabbè, i fusibili, se succede qualcosa, siete in giro, non va più il motorino, non succede, non va niente, questa di roba elettronica non ne ha, però ci sono sempre quei due fusibili di avviamento e di diciamo dell'alternatore che genera corrente, che se ci sono dei sbalzi o sovratensione o dei corti, magari dite non va più la moto. Prima cosa da guardare sono i fusibili, che qua ce ne sono pochi, ce ne sono due. Comunque, pulizia veicolo, modalità lavaggio, solite cose. Faremo un video sul lavaggio che me l'avete chiesto, lo farò. Io lavo sempre, perché vedete com'è pulita. Quando torno a casa c'è la fanga, c'è qualcosa, la tolgo subito, perché la fanga quando si secca si rovina le plastiche. E vedete com'è bella pulita, quando vedete che è tutto bello pulito così, vedete anche se ci sono problemi. Poi io qua dentro non metto l'olio, grasso, roba pastosa che si incolla alla terra, metto il Teflon, spray al Teflon, PTFE, perché è secco, non unge, ma lubrifica, ok? Passiamo ai controlli e manutenzione. Allora, attenzione, dopo i primi 100 km il controllo serraggio, corona, pignone, dischi freno, pedale freno, pinze freno. Io vi dico la verità, non ho ancora controllato niente, non fate più, però magari prima di cominciare la stagione dategli una controllata, volete ripartire, dite siamo, sono a posto con la dinamometrica, ci sono le sue coppie di serraggio. Comunque, parliamo adesso della manutenzione programmata. RR200 2024, 300 e 2 cilindrata, due tempi stiamo parlando. Olio, cambio, frizione, fine rodaggio, io l'ho già cambiato. Andremo poi a cambiare il nuovo olio, adesso ho pochissime ore perché ho usato anche l'altra moto, poi andando qua vicino nei boschi io non sto via tante ore, avrà 13 ore la moto, 15, non mi ricordo. Comunque, olio, cambio, frizione ogni 30 ore, sempre a 30 ore scaglionato. Candela,
controllo dopo 3 ore fine rodaggio per vedere se c'è della fuliggine, perché la moto era grassa e magari dargli una pulita. Questa monta candela al platino. Platino Iridium, mi pare Iridium, NGK Iridium. Non si consuma, non si imbratta, non si sporca, però se avete una moto un po' grassa, vi si imbratta, dategli un occhio. Io adesso ho fatto 13 ore, non la tiro giù, la tirerò giù a 15 o a 20, la controllo, la pulisco, non spazzolatela perché l'Iridium non va spazzolato, se no lo rovinate. Dovete pulire o col pulitore freni e uno spazzolino tipo quello dei denti, un solvente al pulitore catena o il pulitore freni spray, e con lo spazzolino dei denti la pulite se ci sono un po' di incrostazioni, ma non si attaccano come le altre, perché l'iridio e anche il platino meno si attacca di meno, fa più scintille e si attacca di meno. Comunque, vite testata, fine rodaggio, serraggio. Le viti della testa andrebbero controllate e serrate a fine rodaggio, sempre con la coppia del motore. E basta. Fine rodaggio, serraggio, viti testa, per confermare un attimino la compressione. Io penso che non ci sia bisogno, basta dare una controllata con la dinamometrica, tic 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 tic, se scatta sempre siete a posto. Vite pedale avviamento e leva cambio, avviamento non c'è, leva cambio controllatela perché se no la perdete in giro. Fissaggio motore al telaio, controllo ogni 30 ore, sempre. Cappuccio candela, pulizia, vabbè, relativo. Dischi frizione, allora il 250, 300, 30 ore controllo, 60 ore controllo, 90 ore sostituzione. I dischi frizione, la casa dice 90 ore, è una cosa conservativa, dipende come la usate, magari vi si finisce prima, magari 90 è finita, magari va andata avanti ancora 20 ore. Però sulle 100 ore uno tira giù, vede, guarda, ci sono ancora intolleranza, va bene, se no si cambiano. Molle a frizione, perché si cambiano sia dischi che molle, stressano, vi cambia il feeling della frizione. Se volete avere la moto sempre a posto, col feeling frizione come nuova, va fatto. Mozzetto frizione, campana frizione, controllo, controllo, controllo sempre, perché la campana dove c'è dentro la frizione, quella si controlla quando uno rifà il motore, controlla se è smangiata, c'è da sostituire, se verrà sostituita se ce n'è bisogno, ma dura tantissimo. Cilindro, controllo 60, controllo 120 e controllo 180. Controllo cilindro cosa vuol dire? Dovreste tirare via la testa, guardare dentro, se no andare giù con una sonda. Io ho il sondino con la lucina, la telecamerina, uno può andare dentro e vedere se c'è graffi o cosa. Pistone segmenti, il 250 e 300 ogni 60 ore. Ogni 60 ore andrebbe cambiato il pistone, ok? Ma un po' pochino, 60 ore un po' pochino, ragazzi, a fare enduro io ne farei anche una novantina, ok? 90-100, se volete avere le prestazioni giuste, 90-100 ore il pistone. Poi 90-100 ore dicono anche biella, cuscinetti, albero, tenute, ma siamo a 100 ore, ragazzi, non è che cuscinetti, albero, motore e tenute a 90 ore, 100 ore. C'è da rifare il motore e la biella a 90 ore? No, dai. Il motore lo sentite quando c'è il rumore, il fruscio del rotolamento che i cuscinetti stanno. Prendete spunto quando fate, non lo so, volete avere il motore prestazionale e la moto la tenete a 200 ore cambiata al secondo pistone, se non ci sono cose strane, che il meccanico quando ve la guarda, la biella in tolleranza, non ha giochi assiali esagerati o robe del genere, serve. Magari uno arriva anche a 250 ore, a quando cambia il terzo pistone fa motore completo e terzo pistone. Aspetto superficiale cambio, uno lo controlla sempre quando apre il motore, difatti è messo in lista quando si rifà il motore. Cuscinetti cambio, sempre quando si rifà il motore si cambia tutto, paraolio, cuscinetti cambio, cuscinetti, albero, motore, biel, tutto, si cambia tutto, non si fa una cosa alla volta, aprire il motore 20 volte, si apre una volta, si fa tutto. Per quello che dico, è meglio tirare un po' di più che fare le cose a spezzettoni, 60, 90, 120. Valvola di scarico, controllo, pulizia, 60 ore, ogni 60 ore, poi 150 ore. La valvola andrebbe controllata e pulita, ma non ha niente, se usate un olio buono, spendete per l'olio buono, ragazzi, perché l'olio di 15 euro per una moto racing è un po', sì, va bene, non vi dico di no, lubrifica, la moto dura, ma non è che le moto non durano con l'olio scadente. Il problema è l'imbrattamento, le croste che vi si fanno sulla candela, nella testa, nella valvola, perché non bruciano, non brucia bene, non è fatto, non c'hai gli additivi di pulizia e antifumosità. Io adesso sto finendo il Motorex, quella che usavo per il KTM, va benissimo, no smoke, cioè proprio fumosità zero, non lascia imbrattamenti, brucia tutto, non unge la marmilla, lo scarico, non, al 2,5, io adesso sto andando al 2,7, 2,8, appena finito il rodaggio, prima ero al 3, adesso al 2,7, a 20 ore comincerò ad andare al 2,5, basta, sempre a 2,5, non imbratta niente, neanche al 3 non imbrattava, perché? Perché brucia, e allora non vi sporca le cose, la valvola non c'è bisogno di fare nulla, quando rifate il pistone, tirare giù il pistone,
Dal tiro giù il cilindro per fare il pistone si fa, se c'è bisogno, se no no. Pacco lamellare controllo sempre, però anche quello è un punto di domanda. Io quando rifarei il motore a 200-250 ore, facciamo un esempio, per avere un motore sempre bello prestazionale, magari le lamelle le cambio. Così ho sempre una bella misura apertura regolare, la moto è sempre come nuova. Pulita carburatore, lamelle nuove, pistone nuovo, guarnizioni, tutto nuovo. Pulita la valvola, 250 ore se ci arrivate, fate 120 e 120 al secondo pistone, 120, 130, 250, 260. Questo 300 dal 2024 ai cuscinetti di banco, cioè dell'albero motore ABL, rinforzati, perché dei beta avevano avuto dei problemi, avevo sentito che si consumavano prima e il banco durava poco, cioè magari altre moto durava 300 ore e questa durava 200, cominciava già a far rumore. Li hanno messi rinforzati sia nell'RR 2024 che nell'RR Racing 2024. 24. Novità del 2024 è questa. Materiale fonoassorbente ogni 30 ore, ma ragazzi, se non avete l'olio che fuma tanto, fonoassorbente ogni 30 ore, no, io lo farei ogni 50. Se volete tenere la moto, si sente bene nel carburatore e il tintinnio del polmone, della pancia, non il chiasso del silenziatore. Carburatore. Controllo, sempre controllo, tenuta, regolazione minimo, tubo carburante, tubi sfiat, sempre ogni 30 ore e di conseguenza vi regolate, però sentite la moto se non va bene. Poi abbiamo tutte le nostre coppie di serraggio, gruppi di montaggio, abbiamo livello e tenuta impianto di raffreddamento, fine rodaggio sempre questi controlli, c'è sempre da controllare ogni 30 ore, tenuta impianto di scarico, scorrevolezza, regolazione cavi, livello liquido pompa frizione, cassa filtro e filtro aria, ogni 30 ore. Filtro aria ogni 30 ore. Io farei ogni. Se andate in situazioni polverose, molto polverose, con gente davanti che vi manda polvere, anche ogni 10 ore perché si impolvera molto. 30 ore sono troppo. Io faccio ogni 20 perché vado spesso da solo. Non vado in velocità con la polvere davanti, vado in zone non polverose. Cassa filtro e filtro aria, pulizia quando fate il filtro. Trasmissione finale, controllo sempre, pignone e corona. Memoria, orrore, tester, diagnosi OB2 generico. Il testerino che c'è giù nel link in descrizione che si usa per il KTM. Con una preso B2 si collega al cavetto che vi dà la beta. Beta vi dà il cavalletto di interfaccia, il cavetto di interfaccia per collegare quei sensorini BD2 e scaricare l'applicazione che c'è. Ho fatto un video del 690, andate a vedervi. Comunque ci sono tutte le playlist del diagnosi spia motore si era accesa, una lettura così. Funzionamento dell'impianto elettrico soffiando e ingrassando le principali connessioni. Per quello che vi dico, io quando la lavo, quando l'ho presa nuova e quando arriva l'inverno, quando è bella asciutta che lavata, nei connettori metto sempre del grasso di vaselina, così non si forma l'ossido quando continuate a lavarla nell'arco dell'anno, perché resta dentro l'acqua, fa l'ossido. Poi non vi funzionano bene le cose dentro nei comandi, nei blocchetti comandi, spruzzate dentro bene o WD-40 o il. Se avete una situazione dove vi crea problemi, il WD-40 vi scioglie l'ossido e vi mette a posto le cose. Se la moto è nuova e non ci sono problemi, grasso di vaselina, link in descrizione. Liquido, spessore, pastiglie, vabbè, quello va controllato sempre. Ogni 30 ore, spessore dischi, tenute tubazioni, telaio, forcellone, componenti mobili, tenute funzionamento, ammortizzatore, forcella, leveraggio sospensione, parapolvere, tubazioni carburante, cuscinetti sterzo e viti, tutti i controlli ogni 30 ore, ruote, tensionamento raggico, salita cerchio, anche lì se fate dei mega saltoni, prendete delle mega pacche, boom, con i tubeless, con le gomme sgonfie, con le musse sgonfie, bam, create le pacche e i cerchi, magari i raggi poi si cominciano, sballa un po' il cerchio, comunque la moto la sentite che balza, un po' per la gomma, però sentite il cerchio storto, o che non è bello centrato. Gioco cuscinetti, tutti i controlli a 30 ore, anche questi, poi uno lo vede man mano che va. Ecco, qui abbiamo visto la manutenzione programmata data da beta, ufficiale beta. Nel manuale la trovate nel sito beta, nella sezione download, mettete la moto nel modello e ve la scaricate, non costa niente, è gratis. Sì, perché quando comprate la moto nuova vi danno la chiavetta con dentro l'interfaccia BD, però chi le vende magari sai le fa andare perse, non dice niente e via. Nel sito beta c'è tutto comunque, non preoccupatevi. Anche per la questione carburazione qualcuno è preoccupato. Beta aiuta i suoi piloti e i suoi acquirenti, perché se uno ha un po' di dimestichezza, vuole arrangiarsi, si compra i suoi jet, compra le sue cose, c'è tutta la tabella in base a dove vive. Se quella, guardate che loro lo sanno com'è, perché loro i test li hanno fatti da anni, questi motori producono motori due tempi da un sacco di anni, beta. Cioè, quello che c'è lì, se non va bene, vuol dire che avete un altro problema. Se voi tarate il carburatore con quello che vi dicono nella tabella e la moto non va bene, non è un problema di beta, è un problema vostro. Che avete o il carburatore sporco, con i passaggi dentro sporchi di qualcosa, perché mettete la benzina sporca, non filtrate la benzina,
il filtro non lo so. Comunque, utilizzate sempre benzina. C'è il filtro dentro nel serbatoio dove c'è il rubo, ma è un filtro un po' del cazzo. Tenete la benzina pulita, nelle taniche pulite, non le taniche vecchie, sporche, dove vanno dentro i pezzi, vi tappano la roba. Abbastanza dei microgranuli entrano, col tempo si depositano nelle canalizzazioni fine del carburatore. Vi cambia la carburazione, la moto non va bene, non riesco a fare qui, non riesco a fare là, i meccanici non ce la fanno. Mettete le tabelle beta, non va bene, capite? Il carburatore va tenuto pulito. Io ce l'ho nuovo, so come va, appena sento che c'è qualcosa vado subito ad agire. Chi la compra usata magari dice, vabbè, però se volete scaricate questo, aprite il vostro vaschetto del carburatore, controllate che cosa c'è montato e che tacca è lo spillo. Se non corrisponde alla vostra altitudine, al vostro modello e alla temperatura che c'è scritta di dove abitate, meno. Io, come vi dicevo, la loro taratura va bene per me, anzi, doveva essere leggermente una punta grassa d'estate, però io in un rodaggio l'ho lasciata così e difatti andava bene. Adesso è venuto l'inverno, si è smagrita, è andata diciamo a posto, è piuttosto sul magro, allora gli ho dato un po' di vite di aria per dare un attimino al primo quarto di acceleratore un po' più di magrezza, che poi influisce un po' su tutta poi l'apertura della valvola del carburatore. E anche in discesa, quando mollate, non state troppo magri perché sono grippati. Dovete avere quel, quando mollate, che la moto magari vi dà quella pistonatina, ma questa moto non pistona, il carburatore non pistona, se è carburata bene non pistona, gli date quel tantino di non che quando accelerate avete la moto ingolfata, così è grassa, non va bene, avete del minimo da regolare, da tirare via. Comunque dai, un giorno parleremo un po' della carburazione, però mi devo mettermi anche un attimino con una bella scaletta messa giù bene, perché sennò non si capisce, per un discorso un po' lungo e complicato. Bene, dai Gnari, spero vi sia stato utile questo video, che vi piaccia questo tipo di intrattenimento che a me piace fare ogni tanto. Ho in mente di fare anche altre cose, in verità, andando avanti nel tempo, magari anche di altri argomenti, sempre nell'ambito motomotori. Vediamo, dai, ho visto che le live le apprezzate, ne faremo un'altra. Ogni tanto faremo delle live, le annuncio sul post e sui post del canale, per quello che dovete essere aggiornati, iscritti e cliccati con la campanellina, con le due parentesi che ti dice tutte le notifiche, perché così vi arrivano. Se mettete solo quelle cose vi arriva magari il video e non vi arrivano i post e non lo sapete quando faccio le live. Allora poi la live vi potete prenotare, mettere in attesa, così vi arriva la notifica 2 o 3 ore prima. Davide 79 è in live. Dai, parleremo, non so adesso se sarà uscita dopo questo video o se sarà già uscita, comunque voglio fare una live sul TM300 SMR 2024, perché sono cambiate delle cose, hanno l'iniezione ma hanno cambiato delle cose per migliorare la situazione. E bene, dai, se vi piacciono questi video, solita solfa, iscrizione, campanella, c'è il bottoncino degli abbonamenti se volete dare quella marcia in più al canale per poter portare sempre qualcosa di nuovo e fare un attimino anche un po' di questi video che mi piace fare, che possono essere utili a tutti. Condividete e dai Gnari, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, mi raccomando, restate sintonizzati perché arriverà il nuovo mezzo arriva, dai Gnari.